Ben trovati all'appuntamento con l'informazione. Eccoci qua. L'apertura la dedichiamo ancora al mondo del lavoro. Siracusa Risorse e i dipendenti che da 7 mesi non prendono stipendio. Quest'oggi è stato un confronto con il sindacato. Siracusa Risorse ancora una volta sul piede di guerra, questa mattina un incontro nella sede dell'ex provincia in via Roma per ristabilire quali siano le priorità della partecipata del futuro consorzio dei comuni. Mancano 7 mesi di stipendi e il confronto col sindacato percorre questa via. Vicenda provincia regione di Siracusa, il prossimo libero consorzio al suo interno, però ci sono anche i lavoratori di Siracusa Risorse che sembrano a volte messi un po' in ombra, almeno questa è l'accusa che loro fanno. Oggi siete qua come sindacato invece per ricordare che 7 mesi di stipendi sospesi sono troppi, pare che uno adesso stia per essere pagato, però cosa rimane in ballo, cosa bisogna fare? Ma diciamo intanto che nella problematica del libero consorzio, la problematica di Siracusa Risorse è sempre stata tenuta in debito conto, anche perché l'intervento delle confederazioni ai vari incontri ha sempre tenuto a rappresentare sia i lavoratori della funzione pubblica sia i lavoratori del terziario, quindi di Siracusa Risorse. 7 mesi che adesso si dovrebbero ridurre a 6 perché dovrebbe essere pagato uno stipendio, se da un punto di vista danno un minimo di sollievo a queste famiglie che sono ormai completamente disperate, è anche vero però che il tema oggi all'ordine del giorno che intendiamo portare avanti con i lavoratori è quello della mancata sottoscrizione del contratto fra l'ex ente provincia e Siracusa Risorse. Manca la convenzione del 2016. Deve essere firmata più presto, l'abbiamo detto anche al commissario Arnone, perché non possiamo permetterci di arrivare al 2017 senza convenzione, perché domani, se no, il futuro diventa veramente un'incognita. Dal patto per la Sicilia arrivano 290 milioni di euro destinati al completamento dell'autostrada Siracusa-Gela nel tratto appunto tra Rosolini e Modica. Vediamo meglio nel servizio. Nel patto per la Sicilia sono stati inseriti sia 124 milioni per la messa in sicurezza della Messina a Palermo e della Messina a Catania, sia 290 milioni di euro per il completamento della Siracusa Gela. Nel 2013 il Consiglio direttivo si è mosso su due difficili fronti. Da un lato, rimuovere i tanti debiti pregressi e fare fronte ai lavori più urgenti. Dall'altro, definire quei grandi progetti indispensabili e necessari per il superamento delle criticità note a tutti della Messina a Palermo e della Messina a Catania. Contestualmente, il Consiglio, dopo aver avviato i cantieri dei lotti 6, 7, 8 della Siracusa Gela da Rosolini a Modica, ha riaperto con decisione il problema del completamento di questa importante autostrada necessaria per lo sviluppo di quella grande area geografica. Ora, una volta definiti atti, procedure, convenzioni e quant'altro necessario per rendere esecutivi i finanziamenti del patto per la Sicilia, sarà cura del CAS procedere alla fase applicativa e quindi ai relativi appalti. Nel frattempo si sta operando a tutti i livelli per mettere in atto un unico soggetto preposto alla gestione delle autostrade in Sicilia, oggi divise tra ANAS e CAS. Una significativa scelta manageriale in sostituzione di una superata struttura pubblica per poter reagire con un unico tavolo di regia, interventi veloci, una spesa programmata ed investimenti adeguati nell'interesse dei siciliani che hanno il diritto di usufruire di un sistema di trasporti autostradali di livello europeo. Le dichiarazioni del sindaco Garozzo sui soggetti mafiosi all'interno del Partito Democratico Siracusano innescano un terremoto politico e giudiziario. Sentiamo tutto nella spina di Concetto Alota. Le accuse secche e feroci del sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo contro il suo stesso partito creano l'effetto di un terremoto politico. Dopo essere stato sfiduciato dal suo partito, Garozzo pronunciava a caldo queste parole. Qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di aver portato all'interno del Partito Democratico soggetti che hanno rapporti con la criminalità organizzata. E la reazione non è per nulla spropositata alla selvaggia sfiducia del Partito Democratico Siracusano, che con una mozione mortale si tira fuori e disconosce l'amministrazione comunale di Siracusa. Di contro, l'addebito di Garozzo verso la politica, a suo dire in odore di mafia all'interno del Partito Democratico, è una frustata secca e decisa a colpire una parte del PD siracusano. Ma l'accusa shock è stato un regalino inaspettato al Movimento 5 Stelle e non arriva dalle opposizioni, ma dal capo dell'amministrazione del Vermexio. Le parole di Garozzo hanno creato l'effetto di una musica romantica per il senatore Giarrusso del Movimento 5 Stelle,
sentita la campana a morte suonata da Garozzo, ha chiesto alla commissione antimafia di Rosibindi di ascoltare il sindaco di Siracusa. Ma l'onorevole Nello Musumeci, presidente della commissione regionale antimafia, insieme a tutto il centrodestra compatto, accende per primo i riflettori e cavalca la tigre della legalità, convocando Garozzo a porte chiuse per la prossima settimana. In tale siffatta condizione, il primo premio è stato conquistato da Simona Princiotta. Insiste così la conferma che tutto il suo teorema sul metodo mafioso nella politica siracusana al Vermexio è confermato, non solo dalle inchieste giudiziarie da lei fatte scaturire, ma proprio dal sindaco che prima difendeva la posizione. Insomma, un clima carico di veleni democratici, dove le parole sono destinate a scatenare un vespaio di polemiche che durerà a lungo. Ma Simona Princiotta, che secondo indiscrezioni sarà convocata dalla commissione antimafia per essere ascoltata, è ora un fiume in piena e si gode la vittoria finale. Conferma e ritorna ad accusare ipocrisie e opacità, i tanti traffici negli appalti e nelle concessioni, in un sistema che non si può definire neanche di correnti, ma di piccole, mediocri filiere di clan dal comportamento paramafioso. Il riferimento è alle tante intimidazioni incassate insieme ad altri personaggi della politica e il metodo degli appalti. Sulla vicenda indaga la Procura di Siracusa, la Direzione Distrettuale Antimafia, la Commissione Regionale e Nazionale dell'Antimafia, i Ministeri della Giustizia e degli Interni, che invieranno a breve i rispettivi ispettori. Insomma, quella appena iniziata è un de profundis per tutto il PD siracusano. Ex Saiotto, è stato chiesto il rinvio a giudizio per 4 ex amministratori della società che gestiva il servizio idrico integrato a Siracusa. Sentiamo perché. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Siracusa, Carmen Scapellato, ha emesso il decreto con cui viene fissata per il prossimo 31 ottobre l'udienza preliminare relativa al processo per la presunta bancarotta nell'ambito del fallimento della Saiotto. In quell'udienza i sostituti procuratori Andrea Palmieri e Margherita Brianese sosterranno il rinvio a giudizio a carico di 4 fra dirigenti e amministratori della società che gestiva il servizio idrico integrato in provincia di Siracusa. Imputati sono Monica Casadei, Marzio Ferraglio, Angelo Isoppo e Mirko Giorgi. I 4 imputati devono rispondere in concorso di bancarotta. Avrebbero distratto beni di Saiotto SPA in favore di società controllanti e collegate tramite l'adozione di misure e negozi giuridici antieconomici. La procura, tra le altre ipotesi di reato, ipotizza anche l'acquisto dei servizi di progettazione ingegneristiche dal socio privato Sacecav per un importo complessivo di 6.297.000 euro. A Isoppo, amministratore legale della Saiotto, Casadei e Ferraglio, viene contestato il fatto di non avere versato le ritenute operate nel corso del 2012 nei confronti dei lavoratori dipendenti e autonomi per un importo di 1.421.000 euro. Al processo si costituiranno parte civile i comuni di Siracusa e Solarino. Facciamo un passo indietro. Ieri sera, come sapete, ci sono stati i funerali a Floridia di Sebastiano Sortino, il panificatore ucciso sabato con un colpo di pistola. E tanta gente ha partecipato alle esequie, presenti anche i rappresentanti delle istituzioni pubbliche locali. Lacrime e commozione, ma anche tanta rabbia ieri sera a Floridia ai funerali di Sebastiano Sortino, il titolare del panificio ucciso da un colpo di pistola intorno alle 3 del mattino di sabato. La chiesa madre traboccava di persone già molte decine di minuti prima, quando un corteo costituito da amici della vittima e studenti è partito dal panificio di via Boschetto per confluire in chiesa. A officiare il rito funebre è stato l'arcivescovo Monsignor Salvatore Pappalardo, il quale ha avuto parole d'affetto nei confronti della moglie e dei figli di Sortino. In prima fila le massime autorità del territorio, tra cui il prefetto Armando Gradone. E far capire loro che gesti di questo genere, ecco, non possono che essere condannati in maniera ferma e non debbono certamente ripetersi. Presente ai funerali anche Tano Grasso, presidente onorario della FAI, che ha parlato di un atto che limita la libertà di impresa. Siamo di fronte ad uno dei soci fondatori dell'associazione antiracket di Floridia e ad un dirigente di questa associazione. Secondo, perché ci troviamo di fronte ad una tragedia che ha colpito un operatore economico, colpito nell'esercizio del suo mestiere. Quindi, anche se attualmente siamo di fronte ad un reato di criminalità
comune, siamo comunque di fronte ad un atto criminale che limita la libertà d'impresa, e questo giustifica il nostro interesse, la nostra attenzione. In un momento in cui qui, in questo territorio, tra Floridia e Solarino, si è avviato un'iniziativa di risposta da parte degli imprenditori. In fascia tricolore, commosso, il sindaco Orazio Scalorino. Io sono convinto che Floridia abbia un tessuto sociale sano. La dimostrazione non è soltanto quella di oggi, ma è stata la dimostrazione che in questi giorni la città ha espresso in termini di cordoglio alla famiglia Sortino. Oggi a maggior ragione è stato un giorno toccante per l'intera collettività, un giorno tuttavia difficile, di lutto cittadino. Abbiamo avuto la presenza delle massime istituzioni della provincia di Siracusa, è presente l'Associazione Nazionale Anti-Racket, sono presenti le scuole, i giovani floridiani, tutti gli esercenti hanno abbassato le saracinesche nell'ora della celebrazione della funzione funebre. Adesso parliamo della vicenda di Tony Drago, il militare siracusano morto per cause ancora tutte misteriose e al vaglio della magistratura a Roma nel 2014. E si riesumerà il cadavere, questa è la novità. Sarà riesumato il prossimo 15 ottobre il cadavere di Tony Drago, il militare siracusano deceduto in circostanze a tutt'oggi misteriose, il 6 luglio 2014 all'interno della caserma Sabatini di Roma, dove svolgeva servizio. La decisione giunge al termine dell'udienza camerale svoltasi ieri e disposta nell'ambito dell'incidente probatorio ordinato dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma Angela Gerardi nel procedimento penale avviato in seguito alla morte di Drago. Confermata la duplicità dell'incarico nel corso della perizia, con cui occorrerà verificare la compatibilità della presunta precipitazione con le lesioni che verranno riscontrate sul cadavere, ovvero la dinamica che configurerebbe l'omicidio, smentendo in questo modo la tesi sostenuta fino a oggi del suicidio, contestata dalla famiglia del militare siracusano. Supermercato preso di mira dai rapinatori di Augusta e poliziotti del commissariato sono intervenuti in via Aldo Moro. Giunti sul posto hanno accertato che due giovani avevano con il volto travisato da passamontagna, sotto minacce delle armi, hanno sportato la somma di circa 1.500 euro. Spazio ai rappresentanti della pubblica accusa al processo a carico di Giuseppe Reili, condannato in primo grado all'ergastolo per 6 omicidi e 2 tentati omicidi. La Corte d'Assise d'Appello ha rigettato un'istanza della difesa di una perizia suppletiva. La Corte d'Assise d'Appello di Catania ha rigettato la richiesta avanzata dalla difesa di Sebastiano Reili, pensionato cassibilese condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo perché riconosciuto responsabile di 6 omicidi e di 2 tentati omicidi, di eseguire un'integrazione alla perizia balistica depositata dai 3 consulenti nominati dai giudici lo scorso anno, per i quali infatti sarebbe sufficiente quanto emerso dall'esito dell'esame di laboratorio eseguito dai tecnici sulla cartuccia sequestrata dai carabinieri a Reili durante una perquisizione nel garage di sua pertinenza nel 2009 e i reperti rilevati sul luogo di alcuni omicidi attribuiti allo stesso imputato. Ma per i legali difensori, la consulenza degli esperti sarebbe stata lacunosa al punto che il loro consulente balistico ha confutato ogni passaggio, mettendo in dubbio buona parte delle risultanze della perizia stessa. La Corte non ha ritenuto dover affidare un nuovo incarico per una perizia suppletiva, sostenendo essere chiaro l'esito dell'esame ed esaustivo ai fini del giudizio che dovranno emettere nei confronti dell'imputato. Chiusa questa fase processuale, la parola è passata al sostituto procuratore Antonio Nicastro, il quale ha tracciato il quadro probatorio ripercorrendo dinamica ed esiti di indagine di una serie di episodi di sangue per i quali si è determinata la condanna in primo grado a carico di Reili. Nella prossima udienza fissata per il 29 settembre sarà la volta del sostituto procuratore generale Gabriele Busacca esporre la sequenza degli altri fatti delittuosi per poi confluire con la richiesta che per quanto riguarda la pubblica accusa sarà di conferma della condanna all'ergastolo rimediata dall'ex palista cassibilese davanti alla Corte d'Assise di Siracusa. Ancora cronaca ci porta a Pachino perché è stato arrestato un pachinese, deve scontare 13 anni di carcere per droga, associazione per delinquere.
I carabinieri di Pachino hanno arrestato, in ottemperanza al provvedimento di ammissione ad un periodo di detenzione domiciliare del restante in regime di detenzione emesso il 27 agosto del 2015 dall'ufficio esecuzioni penali della Procura Generale della Corte d'Appello di Catania, un 60enne Francesco Nieli, già noto alle forze dell'ordine. L'uomo, con una sentenza passata in giudicato, è stato ritenuto responsabile del delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope e condannato alla pena di 13 anni e 10 mesi di reclusione. In forza del provvedimento, nell'agosto scorso era stata ammessa ad usufruire di un periodo di detenzione domiciliare presso la propria abitazione fino alla giornata di ieri, quando, in esecuzione dello stesso provvedimento, è stato arrestato e, dopo le formalità di rito, portato alla casa circondariale Cavadonna di Siracusa. Arrestato dai carabinieri un 21enne di Carlentini per resistenza a pubblico ufficiale, tentato incendio nel corso di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri hanno fermato il giovane alla guida del proprio ciclomotore perché è privo di casco obbligatorio. Dopo la contestazione al codice della strada, il ragazzo però ha posto resistenza e, per impedire il sequestro del ciclomotore, con una mossa a sorpresa ha tolto il tappo del serbatoio facendo fuoriuscire la benzina e poi con l'accendino ha tentato di appiccare un incendio. Solo grazie all'intervento dei militari l'incendio è stato però domato grazie ad un estintore. Contestualmente è giunto sul posto anche il padre del ragazzo che, in difesa del figlio, ha proferito frasi minacciose nei confronti dei carabinieri. Il ragazzo è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Se parliamo di calcio, parliamo di Lega Pro. Il Siracusa completa la settimana di allenamenti in vista della trasferta domenica a Castellammare di Stabia. Ritorna una partita molto sentita dai tifosi del Siracusa. Siracusa e Stabia, infatti, sono tifoserie gemellate nel nome Nicola De Simone, squadre che si affrontano da oltre 80 anni. La società, intanto, è alla ricerca di un attaccante. Con soli 3 gol in 4 partite, il reparto offensivo costituisce sicuramente il tallone d'Achille della squadra. Si tenta così la pista di Alessio Curcio, 26 anni, punta di scuola juventina proveniente dal Renate. Bisognerà comunque superare la concorrenza della Lupa Roma, altra formazione di Serie C. È tutto per quanto riguarda l'informazione, grazie per averci seguito, alla prossima, arrivederci.